siamo ancora qui, sempre col vostro ingegnere, Manfredi La Rosa, membro del comitato Milano Mare. E attraverso questo sogno, che sempre meno di voi credono irrealizzabile, ecco, è questa la cooperazione a cui aspiravamo, è questa la collaborazione che vi stavamo chiedendo. È giusto non perdere troppo tempo e concentrarci di nuovo sul nostro compito di divulgazione scientifica, anche perché trovo sempre più elettrizzante il ruolo che sto giocando in questa faccenda. E mi piace partire sempre da quelle che possono essere le vostre domande, insomma provare a leggervi nel pensiero. Infatti io lo so qual è la domanda che ognuno di voi si sta ponendo. Ma il riflesso non sarà abbagliante? I cittadini al volante non saranno in pericolo, abbagliati dal riflesso del nostro mare? O ancora, come faranno a proteggersi i cittadini, a proteggere la propria pelle dalle scottature epidermiche, essendo la pelle milanese non abituata all'acqua marina? Bene, amici miei, io vi dico che non solo queste sono stupide illazioni, ecco, lanciate da scettici, da millantatori e, lasciatemelo dire, da sabotatori, ma ci sono delle prove scientifiche. È possibile sfruttare la nostra luminosità marina, perché attraverso un processo di saturazione delle onde luminose chiamato lumen a pressione è possibile sfruttare il nostro mare per l'abbattimento dei banchi di nebbia. Altro che scottature! Qui si parla di un miglioramento rivoluzionario della qualità di vita. E a questo punto sono io e vi pongo una domanda. Se lo vedi, perché smettere di sognare?